Ok ragazzi, sono De Gabri, oggi andiamo a fare la borsa col pezzo di stoffa che abbiamo ricamato con i nastri. Allora, siccome il pezzo che avevo di lino è, diciamo, alto 35, 35 per 53. La larghezza mi va bene, ma l'altezza no, perché è troppo stretta. Poi quando noi ci andiamo a fare la profondità di lato e via discorrendo le cuciture sopra per il manichetto e si rimpiccolisce. E allora io ho questi altri pezzi di stoffa che stavo a guardare, sembravano tanti invece, insomma, ne taglio un pezzo. Perché poi mi volevo farci delle nocche, vedete, ne taglio un pezzo e vado a dividerlo in modo da avere, in poche parole, una borsa che totalmente è alta. Adesso ve lo dico subito. 52-53. Perché? Perché questo pezzo che io ho tagliato, che mi serve sia per il davanti che per il dietro, adesso lo andrò a ritagliare così, e a ritagliare di nuovo per così. Perciò un pezzo lo metto sul fondo e un pezzo sopra. Questa è tutta la stoffa che ho da poterci lavorare, perché poi devo studiare una specie di nocca all'interno per non far uscire gli oggetti che metto dentro la borsa. Allora, una volta che ho tagliato questi pezzi, vi faccio vedere che li cucio. Io ho preso un pezzo di fodera che avevo qui dentro alla mia stanza perché non ho altra stoffa, cioè ho della stoffa, ma è bella e non mi va di sprecarla per foderare una borsa. Così ho tirato fuori la fodera. Anche perché la borsa io non la posso irrigidire, non posso mettere, essendo un lino, essendoci che qui davanti noi ci abbiamo la lavorazione con i nastri, non posso andarla ad indurire con la fiselina, quella che si attacca con il ferro. Ce n'ho anche una bella massiccia, ma non può essere, che dopo mi si sciupa tutta la lavorazione dei nastri. E allora la vado a foderare così, semplicemente la borsa, essendo di lino, verrà tutta morbida e si acciaccherà, ma a noi ce ne frega niente perché tanto è bella uguale. E allora, vamos! Sto cucendo i pezzi per allungare la mia borsa, sia a destra che a sinistra, ok? E poi veramente, per nascondere queste giunzioni avevo pensato, adesso ci faccio delle greghe con i nastri, ma ragazze, no, perché già questa è tanto, ma tanto lavorata, perciò basta. Ci andrò, giusto per coprirla, andrò a mettere sul dritto un nastro giallo per coprire le cuciture. Vedete, è abbastanza alto. Ecco, tutto questo per allungare un po' la mia borsa. Adesso ricontrollo qua perché sono andata un po' storta, devo scucire, ragazze. Ok, ragazze, vedete la cucitura? Adesso io la vado a nascondere con il mio nastro giallo che mi richiama il girasole. Mettendo al centro il nastro al centro della mia cucitura. Ok, destra, sinistra e anche la parte sotto. Ecco qui, ragazze, vedete? L'ho allungata mettendoci il nastro. Adesso vado a fare la stessa cosa dietro, però dietro non metterò il nastro giallo, la lascio così com'è. Ok?
Ok, vado. Ok, ragazzi, a questo punto, dritto con dritto, noi andiamo a cucire i laterali della nostra futura borsa e il fondo. Adesso io vado a spianare le cuciture. Ok, in fondo, dal lato e poi la cuciamo. Ok, ragazzi, cuciamo i laterali e il fondo della nostra borsa. Ok. A questo punto andiamo a fare il nostro soffietto al fondo. Apriamo così. Vedete? Prendendo bene la metà. Apriamo bene le cuciture, così quando cuciamo non ci si rovina. Cioè la macchina non ha tanti strati di stoffa. Così. È bello perché il linone si piega, che è una meraviglia. Ci mettiamo una spilla e misuriamo 5 centimetri. Ecco qui, vedete? Mettiamo così 5 centimetri e facciamo una riga, per non abbassarla, aspettate che vi faccio vedere bene, dalla punta ecco, e adesso rimettendoci la spilla con le cuciture aperte ci accertiamo, andiamo a cucire il nostro soffietto per le ragazze che lo fanno da poco. Questa è la cosa più, diciamo, nel particolare, se no per il resto, raga, no, è semplicissima questa borsa, semplice e veloce, perché noi non dobbiamo fare niente di particolare, perché la particolarità noi l'abbiamo fatta con il lavoro con i nastri. Andiamo. Ok, a questo punto lo tagliamo. Volendo ci ripassiamo sopra, perché così non c'è della cucitura, che qui noi ci mettiamo le cose dentro, e lo facciamo in tutte e due le parti. Poi facciamo la fodera, andiamo a fare la fodera della borsa. Ok, ragazzi, a questo punto noi tagliamo la fodera della larghezza e della lunghezza della nostra borsa, questa, però ci mettiamo 3 centimetri di lunghezza e 3 di larghezza sulla nostra fodera, perché così gli diamo quel gioco, no? Che se no, quando la andiamo a foderare, sta fodera sembra che schiatti un po'. Ragazze, ok? Semplicissimo, noi mettiamo la nostra borsa sopra la fodera, così, vedete? E ci lasciamo magari un centimetro e mezzo a destra, un centimetro a sinistra e un po' di su e un
un po' di giù. Tagliamo e cuciamo la nostra fodera. Ok ragazze, sta cucendo la fodera. Ok, il soffietto di 5 cm pure sulla fodera, eh? È sempre doppia cucitura. Da tutti e due i lati. Ok ragazzi, la stoffa che mi è rimasta è proprio pochetta. Che noi facciamo sempre le cose con gli avanzi. E allora devo giostrare per quanto riguarda i manichetti, penso che così, certo non la posso mettere a tracollo perché io mo con quest'altra stoffa ci voglio fare un giochetto, ok? Ci penso un attimo. Ok ragazzi, ho preparato due manichetti, allora voi se avete più stoffa li fate più lunghi, io questa avevo perché poi con il resto ci ho dovuto fare, cioè ci ho fatto delle patte che adesso vi faccio vedere. Ho tagliato 35 lunghi per 6 larghi e li ho, vedete, irrigiditi con la fisellina termoadesiva. Adesso poi li andiamo a cucire in questo modo. Lo pieghiamo di un centimetro all'interno, il nostro manichetto, sia a destra che a sinistra. Così. E poi di nuovo. Ecco. E andiamo a cucirlo. Lo chiudiamo da una parte e poi anche dall'altra. Vedete com'è più sostenuto? Giriamo e andiamo a fare la nostra cucitura pure dall'altro lato. Prendiamo e li pareggiamo. E voilà, i manici sono pronti. Mettiamo da una parte. Allora, io qui invece di andare a fare la sacca che si stringe, mi è venuto in mente di mettere, purtroppo questa è tutta la stoffa che ho, però ho fatto due patte, che queste le mie, la stoffa è 35 per 25, 35 per 25, due pezzi. Adesso io li vado a rifinire, perché poi le andrò a mettere di lato così e chiuderanno poi la mia borsa all'interno, mi capite? Adesso vi faccio vedere. Intanto rifiniamo le nostre patte con una semplice cucitura di un centimetro e mezzo. Solita cuciturina che faccio sempre io di rifinitura. Vado a rifinire i miei due rettangoli di stoffa. Potevamo farli pure a punta se avevamo più stoffa, ma già è tanto che ci è venuta tutto sto po' di borsa. Il fatto è che sembra tanta la stoffa, ma però il davanti, il dietro e le mani, i manichetti e alla fine la stoffa si finisce. È vero raga? Ok ragazzi, avete capito, su tutte e due le patte io ci vado a fare il mio bell'orlino. Adesso cominciamo a cucire i manici. Prendiamo la nostra metà, così, e piazziamo
i manichetti. Vediamo. Oh, scusate. Vediamo quanto spazio ci metto per arrivare. Così penso che basti. Questo è... Dove sta il mio centimetro? Aspettate che lo prendo. Da qui a qui dal centro facciamo 16, 8, 8, 16. Perciò inizio qui. Metto la mia spilla. 8. Vedete come lo sta mettendo? E questo è il centro. Guardate. Mi sono sbagliata. Ricontrolliamo sempre. Perché ci devo mettere la spilla io al mio centro. Ecco, così non mi sbagliavo. Chi non ha buona testa ha buone braccia in questo. Ok, avete capito. Piazziamo tutte e due le nostre, i nostri manichetti in questo modo. Eh sì, questa qua mi sta chiusa la porta, ma io ho l'aria condizionata. Vado a riaprire la porta, ragazze. Ok, ho riaperto la porta. Che oggi fa caldo, ragazze. Sembra luglio-agosto. E allora, condizionatore, se no l'aria non mi arriva. Lo facciamo coincidere, vedete? Zanghete e zanghete. Così coincidono i manici. Ecco. Tanto davanti quanto dietro. E poi ce li cuciamo, così rimangono belli bloccati. Li cuciamo magari soltanto per pezzettino. Intanto li cuciamo, così non ci si muovono con la macchina, ok? E poi andiamo a mettere le patte, che adesso ce la dobbiamo foderare e tutto il resto. Ok, avete capito? Blocco i manici. A questo punto io vado a montare le mie patte di lato alla mia borsa. Vedete? La metà della mia patta. Così. La metto qui. E ce la cucio da una parte e dall'altra. Allora, se ci avete fatto caso, sempre dritto, 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 dritto. Andiamo, cuciamo la prima patta. E poi mettiamo la fodera. Un'altra borsa che ho fatto, la fodera, l'ho lasciata aperta, ma questa voglio fare in un altro modo, un modo più semplice, anche perché ci stanno ste patte dopo. Ok, una patta è messa e adesso vado a cucire dall'altro lato della mia borsa, vedete? Cominciate a capire un po'? Ecco, ci vado a mettere quest'altra patta. Sempre dritto, dritto, la metà, così, e vado a cucirla. Potevo farlo tutto insieme, ma allora, che poi alla fine i manici non ci prendiamo, la patta non ce la prendiamo, la fodera... E allora... Facciamo in questo modo.
A questo punto mettiamo dritta la nostra borsa. I manici mettiamo dritti. E andiamo ad infilare la fodera. Come? Così. Dritto con il dritto. Cominciamo a mettere le spille. Siamo sempre attenti ai manici perché se si spostano poi dopo la borsa viene tutta storta, capite? E sembra, dice, ma no, purtroppo dopo si vede, mettiamoci una spilla magari. E cominciamo a mettere le nostre spille di lato, facciamo scendere bene la nostra borsa. Volendo qui, no, sugli angoli ci possiamo fare, una volta che l'abbiamo foderata sopra, tutti i piccoli puntini nascosti per bloccare la nostra fodera. Ok, andiamo a fare la parte superiore e poi dopo vi faccio vedere come bloccare la fodera sotto. Ok, bella morbida, ok, bella morbida. Mettiamo le metà, così, la fodera facciamola scappare sopra un pochetto perché è bella abbondante. Cominciamo a mettere le nostre attille, è abbondante sia di lunghezza che di larghezza, questa c'ha 3 cm in più, vi ricordate? Perciò la fodera noi la mettiamo un po' morbidina. Mettiamo le nostre spille. Le cose coincidono e vamos. Chi non ce la fa se la imbastisce, perché tante ragazze posso ma certo che potete imbastirle, ci mancherebbe pure altro. Fate al meglio, perché io da ragazza non imbastivo, è che mo, perché ormai sono vecchia, c'è 65 anni che cucio bene o male, capite? Se no prima io imbastivo sempre, non mi sentivo sicura. Così dovete fare voi. Quando vi sentirete sicure, non imbastite più, non vi preoccupate. Ok, avete capito? Ok, ragazzi, io ho messo le spille dappertutto. Ci dobbiamo lasciare un'apertura dove ribattere la nostra fodera, la nostra borsa. Dove la lasciamo? La lasciamo centralmente o di lato? Boh, come vi pare. Ma io la lascerei di lato perché davanti ci sono i manichetti, perciò lascio un 15 cm di lato e inizio a cucire a macchina dalla parte, capite? E cuciamo lasciando lateralmente un pezzetto di stoffa. Poi dopo l'andiamo a cucire. Ok, un attimo, qua ci sta la spilla, spostiamoci un po', io me lo sento con le dita, la cucitura sotto, che non si vede, no? Ok, cucio tutta la borsa lasciando quel pezzo. Giriamo. Ci ho lasciato una bella apertura perché è inutile. Il mostolino mi sarei acciacca un'altra volta. Ho fatto una sudata a stirarlo. Veloce, veloce. Così non si acciacca. Ecco qui, la nostra fodera la mettiamo dentro,
Rifiniamo da tutti sti sfilacci. Aspettate, le forbici, eccole qua. E andiamo a chiudere la nostra apertura. Come? Così, in questo modo. Tiriamo bene, 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 bene il tutto, questo lo mettiamo dentro, facciamo sporgere il nostro, la nostra borsa, il nostro lino, questa va dentro, il nostro fiocco, la nostra patta. Cominciamo a mettere le belle spille, così buttiamo ben giù tutta la stoffa. Facciamo sporgere. Dappertutto. L'apertura noi l'abbiamo messa sotto la patta, perciò adesso noi cuciamo e cuciamo pure la nostra apertura, vedete? Facciamo un bel trapunto a 3,5 in modo che viene caruccio e vamos. E la borsa è finita, raga. Un 4,48, mezz'ora ce l'abbiamo messa. E adesso per fare una cosa in più, trovo il filo e cuciamo la fodera sotto, così sta fodera non si sballonzola, non sballonzola. Quando facciamo il trapunto, i manici, tiriamoli fuori. La patta no, perché deve rimanere dentro. Ma i manici, vedete, li tirate fuori e li cucite. Li bloccate con un bellissimo trapunto. Bloccate la fodera e i manici. Tutto intorno. Ok, a questo punto mettiamo la mano all'interno della nostra fodera, così. Lo sentiamo, no? E sul dritto, perché sul dritto poi non ci si vede se facciamo qualche punto un po', andiamo a bloccare la fodera dove? Proprio sulla cucitura, vedete? Sulla cucitura qui, se noi ci facciamo dei piccoli puntini così, piccoli piccoli, non si vede niente. E la fodera dentro non si muove, non sballonzola. Vedete? Con le dita lo sentiamo se la prendiamo la fodera. Facciamo coincidere le cuciture in tutte e due le parti. Eccola, la vedete? Se volete ci potete fare la tasca, ci potete. Su un altro tutorial di borse ne ho fatto una marea, la tasca con la cerniera ho fatto, ce la potete fare normalmente, così quadrata, ma qui era bello farla della stessa stoffa, ma siccome io ho preferito fare le patte, eccole qui, noi facciamo così e agganciamo la nostra borsa. E voilà, guardate che caruccia. Adesso mi alzo, anche se la mia mise non è indicata, ve la faccio vedere. Guardate con il fiocco dentro come ha cambiato aspetto sta borsa. Guardate. Uno ci mette dentro le sue cosine, vedete? I manici e la stoffa io di più non ce l'avevo, voi. Questa la metto al braccio, come dice il nostro carissimo Enzo Miccio, che a me piace tantissimo perché lui fa sempre queste mise particolari. La borsa va messa così. Basta poco perché il lavoro sta nel ricamo che abbiamo fatto, vedete? Con un semplice fiocco messo di traverso. Eccolo. Beh, qui ci sta malissimo con questa gonna di cocomero. Vabbè, adesso per voi mi cambio.
Ecco ragazze, mi sono messa il vestito che abbiamo dipinto insieme l'anno scorso. Ecco qui. Ecco, se ci stava 10 centimetri di più con la manichetta, io ero più felice, ma non si può avere tutto dalla vita. Ecco, bisogna accontentarsi, che se no non mi arrivava la nocca. Ok ragazze, vi saluto, vi mando un bacio con la mia bellissima borsa. Zen 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 zen, fatto. Beh, in 448 per cucirla, ma ci abbiamo messo per ricamarla. E allora, qui sono, ho le luci psichedeliche, i miei faretti stanno facendo. Raga, vediamo che è meglio, dai. È bella, eh? Guardate come ci sta bene con la mia nuova mise invece della gonna con i cocomeri. E c'ho anche le ciabatte gialle di pelle. Ok, mettete mi piace, condividete, fatemi la pubblicità. E di questo vi ringrazio. Iscrivetevi. Allora, una signora mi ha scritto come devo fare per iscrivermi. Voi andate il baule della nonna della nonna di Adele Gabriella Sciarra e poi lì sul tutorial che state guardando c'è scritto iscrivetevi. Voi cliccate su iscrivetevi e siete iscritte. Ecco, senza spendere una lira, senza nulla di nulla. Ok, carissime amiche, vi saluto e mi mando un bacio con le luci psichedeliche. Ciao!